Abbiamo analizzato la partita, come sempre. È arrivato un altro pareggio, ma è stata una partita da pareggio. Ma loro hanno avuto qualche occasione, mi sembra, più pulita rispetto alla nostra. Noi siamo presentati davanti alla porta, abbiamo sbagliato le situazioni, però loro hanno preso anche No, Consolo ha fatto una bella parata, due sì, belle ma mi sembra che abbiano parate. preso anche Sì, un palo, giusto? abbiamo ottenuto. Ah sì, su quel traversone. Sì, traversone. Abbiamo lottato, abbiamo cercato di fare di più rispetto al pareggio, non ci siamo riusciti, abbiamo sbagliato delle situazioni importanti sotto porta. Poi per il resto abbiamo tenuto bene, al di là di qualche sbavatura che ancora dobbiamo migliorare, poi per il resto bene. Lo schema iniziale prevedeva Pavesi dietro Sì, Cappaie 4-3-1-2, Testardi sì. Quello che abbiamo lavorato durante la settimana. Ma all'inizio siamo partiti bene, abbiamo avuto delle situazioni, un palleggio buono, fatto giocare Angelo che ha più geometrie, più esperienza, ha le profondità, ha le verticalizzazioni, quindi mi sembra che come gioco, come possesso palla abbiamo lavorato bene. E cercavamo Cappai su alcune situazioni che abbiamo lavorato durante la settimana, però non è ancora a posto, anche se lui nell'intervista che ha fatto, Testardi. Testardi, scusa, cosa ho detto Cappai, Sì. scusa, Testardi, anche sull'intervista che ha fatto con voi. Mi sembra che abbia andato oltre l'asticella, perché dice che era pronto, dice che io ascolto tutto e cerco di dare sempre energie positive ai miei giocatori, però questo poi è il risultato, giusto? Non è che lui sta bene fisicamente e può tenere i 90 minuti. Quindi prima ci si deve allenare bene, si deve mettere bene, io l'ho utilizzato oggi perché c'è bisogno, però bisogna dare molto, 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 molto di più. Sicuramente tutti, io per primo, perché io sono il primo a non essere contento e il primo a farmi le critiche. Quindi, abbiamo pareggiato un'altra partita, non abbiamo perso, dobbiamo migliorare, abbiamo migliorato alcuni aspetti, non abbiamo preso il gol come domenica, che abbiamo fatto quattro errori consecutivi di posizione, di marcatura, tutto quello che abbiamo cercato di migliorare questa settimana. Però prendiamo questo pareggio e andiamo avanti. Abbiamo preso fuori casa, quindi dobbiamo cercare di vincere in casa le partite anche, perché non le stiamo vincendo. Situazione degli infortunati, il portiere, Cintoi. Allora, il portiere, in settimana facciamo dei controlli, vediamo, Cintoi non era al top, Se diciamo quindi che comunque entrambi sono ben sostituiti. sì, diciamo che sì, c'è una rosa importante, nel senso che possiamo andare avanti anche con infortuni così importanti di esperienza come Cintoi, come lo stesso Fontana, però stanno facendo Mentre bene. Cardini non si è allenato bene in Cardini settimana. sarà solo ieri mattina. Comunque Simone ha fatto bene, E ha fatto un Coccolo una gol. scelta tecnica. Colco si è allenato anche lui solo 2 giorni, aveva dei problemi tutta la settimana, ha fatto differenziato e quindi con questo sistema qui o gioca Colco o gioca Pavesi. Quindi Pavesi ha fatto bene, ha strappato, ha creato, ha aiutato il centrocampo, quindi siamo più compatti rispetto a prima, più compatti, però dobbiamo tutti alzare l'asticella perché chiaramente non sono contento, questo Sì, è il serve problema. una vittoria per riuscire anche La a. vittoria va conquistata però Gianluca, se non si conquista sul campo la vittoria non si conquista durante la settimana con le chiacchiere o con le interviste o con. Dobbiamo fare di più tutti, io per primo perché vuol dire che non basta. Ma voglio dire ai tifosi che io sono attaccatissimo a loro, ho grande rispetto per loro farei qualsiasi cosa per dargli soddisfazione, però voglio dirgli che noi non siamo scarsi, le squadre scarse sono tutta un'altra storia. Su 12 partite ne Pigliano, perdono ecco, qualcuno noi ne in abbiamo più. perso solo una partita, quindi se in questo momento noi non abbiamo chiaramente quel briciolo di fortuna che non vinciamo le partite, non è perché siamo scarsi, perché sicuramente non ci girano nel verso giusto, però non siamo scarsi, però questi si fanno alla fine del campionato i conti, si fanno alla fine, non subito. Io non sono venuto qui e ho promesso che si vincono i campionati, io ho promesso che dobbiamo andare dalla parte sinistra e dargli soddisfazione. In questo momento sono tutti pareggi, ma non sono sconfitti, quindi la classifica si muove sempre. Aggiusteremo ancora, lavoreremo di più, ma non siamo scarsi. Non siamo scarsi. Siamo un gruppo che sta lavorando e si vuole migliorare. Ci sono degli errori? Li stiamo migliorando. Vuol dire che tutte le settimane stiamo sbagliando sotto porta? Faremo più esercitazioni sui tiri in porta, faremo più azioni sui TA, su tutto quello che comporta la fase offensiva. Ma non siamo scarsi. Non è vero che siamo scarsi, perché se no non siamo in Coppa Italia in avanti, non stiamo perdendo tre partite di seguito. Sì, è vero, le vittorie con 3 punti si va avanti. Vuol dire che in questo momento è così. Però
quando poi si raggiungono le vittorie direi che la classifica migliorerà. Poi no, che facciamo? Diciamo che non siamo più scarsi? Allora diciamo che siamo allora questa. No, la nostra classifica non è veritiera, manca qualcosa, ci mancano 4 punti, ne sono consapevole, però non si vede a Borgosese se si vince 3-0, ci sono anche gli altri. Ci sono anche gli altri che si allenano e giocano e hanno dei giocatori importanti. Non è che Casale arriva e vince 3-0 da tutte le parti. Questo bisogna che tutti ce lo togliamo dalla testa. Noi tutte le partite dobbiamo lottare, tutte le partite. Però è importante sudarsi la maglia, mi sembra che la maglia se la stanno sudando. Poi se si sbagliano il gol, pazienza. Oh, non si può fare nulla. Cioè, capita. Non è che adesso è così. Più avanti ci sarà anche la possibilità che tirano in porta e fanno gol. Cioè, prima si tirava in porta e si faceva gol. Adesso non è così. Però non siamo scarsi. Va bene? Grazie, buon lavoro. Grazie.